Padre Michel Rodrigue, i messaggi della Vergine Maria Akita stanno per succedere, la suora Agnes ha annunciato. Iscriviti al canale per non perderti altri video simili. Padre Michel Rodrigue camminava lentamente lungo il sentiero erboso, le mani unite in preghiera, il volto solcato da rughe di preoccupazione e contemplazione. Le sue parole, pronunciate con fervore nei giorni precedenti, risuonavano ancora nella mente di coloro che le avevano ascoltate. Non si trattava di un uomo comune, ma di un sacerdote dotato di visioni e profezie che spaventavano e affascinavano allo stesso tempo. Aveva parlato di eventi imminenti, di cambiamenti profondi che avrebbero scosso le fondamenta stesse dell'umanità. Le sue parole richiamavano alla mente i messaggi della Vergine di Akita, giunti alla monaca Agnes Azagae nel lontano 1973. Quelle apparizioni erano state approvate dalla Chiesa e considerate una continuazione delle apparizioni di Fatima. Gli avvertimenti erano chiari: se l'umanità non si fosse pentita e non avesse pregato, sarebbero giunte punizioni terribili. Il mondo sarebbe stato testimone di eventi miracolosi e segni straordinari, come lacrime e sangue su una statua della Vergine, autentificati da studi scientifici condotti persino da atei. Michel si fermò per un momento, osservando il cielo nuvoloso sopra di lui. La Vergine Maria aveva esortato la comunità religiosa a vivere in povertà, castità e obbedienza, chiedendo penitenza e sacrifici per mitigare l'ira di Dio e riparare i peccati del mondo. Questo messaggio, così potente e pieno di speranza, era anche un monito del castigo che sarebbe giunto se non vi fosse stato pentimento. La visione del 13 ottobre 1973 era chiara nella mente di Michel: un castigo più grande del diluvio, con il fuoco che sarebbe caduto dal cielo, distruggendo gran parte dell'umanità. I passi del sacerdote ripresero il loro cammino, ora più deciso. Sentiva il peso della responsabilità sulle sue spalle, sapendo che doveva preparare spiritualmente i fedeli per i tempi difficili profetizzati. La fede e il rosario erano stati sottolineati dalla Vergine come strumenti di salvezza. Michel ricordava le parole della Madonna, che parlava di speranza anche nei momenti più bui. Nonostante il futuro incerto, la fede sarebbe stata la luce che avrebbe guidato l'umanità. Le rivelazioni di Akita risuonavano con forza anche oggi, riflettendo i conflitti all'interno della Chiesa e della società. La chiamata era chiara: mantenere la fede, prepararsi spiritualmente e non perdere mai la speranza. Michel sapeva che non sarebbe stato facile, ma era determinato a guidare i suoi fedeli attraverso le prove che li attendevano. La giornata volgeva al termine e il cielo si tingeva di rosso. Michel si fermò di nuovo, questa volta di fronte alla statua della Vergine, nel piccolo giardino del convento. Le mani della statua erano macchiate di sangue, un segno miracoloso che aveva attirato l'attenzione di tutto il mondo. Michel cadde in ginocchio, pregando con fervore, chiedendo forza e saggezza per affrontare ciò che sarebbe venuto. Sentiva la presenza divina accanto a sé, una consolazione in quei tempi incerti. Le parole di Michel erano giunte lontano, raggiungendo comunità di fedeli in tutto il mondo. Le sue visioni e le sue profezie avevano scatenato un'ondata di preghiere e pentimenti, un movimento di fede che cresceva giorno dopo giorno. Le persone si riunivano per recitare il rosario, per chiedere perdono e per cercare di riparare ai peccati del mondo. La chiamata alla penitenza e al sacrificio risuonava ovunque, unendo le persone in un comune desiderio di salvezza. Nonostante le difficoltà e le sfide, Michel sentiva che la Vergine Maria era con loro, guidandoli e proteggendoli. Le sue parole, seppur dure, erano un segno di amore e preoccupazione per l'umanità. La Vergine non voleva vedere i suoi figli soffrire, ma sapeva che senza pentimento e preghiera, le punizioni sarebbero state inevitabili. Con il passare dei giorni, Michel continuò a parlare ai suoi fedeli, incoraggiandoli a mantenere viva la loro fede. Le sue parole erano come un faro nella notte, una guida in tempi bui. Sapeva che la strada era lunga e piena di ostacoli, ma era determinato a fare tutto il possibile per salvare quante più anime possibile. La notte calava, ma Michel non si fermava. Le sue preghiere continuavano, incessanti, un dialogo con il divino che gli dava forza e coraggio. Le visioni della Vergine di Akita erano un ricordo costante, un monito e una promessa allo stesso tempo. La speranza di un futuro migliore, di una salvezza che avrebbe premiato coloro che avevano mantenuto la fede. Il mondo intorno a lui cambiava, ma la sua fede rimaneva salda. Le profezie si avveravano, i segni si moltiplicavano, ma Michel non vacillava. Sapeva che, nonostante tutto, la Vergine Maria vegliava su di loro, pronta a intercedere per l'umanità. E in quella certezza, trovava la forza di continuare, giorno dopo giorno, preghiera dopo preghiera. La comunità attorno a Michel cresceva, attirata dalla sua fede incrollabile e dalle sue parole ispirate. Le sue visioni, sebbene spaventose, erano anche un faro di speranza. Ogni incontro con i fedeli era un momento di condivisione e di rafforzamento spirituale.
La Chiesa, un tempo in crisi, cominciava a risorgere, rinvigorita dalla nuova ondata di fede e devozione. Michel non si fermava mai. Viaggiava da una parrocchia all'altra, portando con sé il messaggio della Vergine e la chiamata alla penitenza. Ogni città, ogni villaggio, accoglieva il sacerdote con gratitudine e rispetto. Le sue parole, piene di speranza e di avvertimenti, risuonavano nei cuori dei fedeli, spronandoli a una vita di fede e sacrificio. Le notti erano i momenti più difficili. Michel sentiva il peso delle sue visioni, delle profezie che si avveravano una dopo l'altra. Ma anche in quei momenti di solitudine, trovava conforto nella preghiera. Il rosario era il suo compagno costante, un filo che lo collegava direttamente al cuore della Vergine. Ogni Ave Maria, ogni Padre Nostro, erano come un balsamo per la sua anima inquieta. I giorni passavano, e la comunità dei fedeli cresceva. Le parole di Michel avevano scatenato un risveglio spirituale che si propagava come un fuoco. Le persone tornavano alla chiesa, cercando conforto e guida. Le confessioni si moltiplicavano, i sacrifici e le penitenze diventavano parte della vita quotidiana. Il messaggio della Vergine era stato accolto, e la speranza di una redenzione si faceva sempre più concreta. Michel continuava il suo cammino, sostenuto dalla fede e dalla devozione dei suoi fedeli. Sapeva che la strada era ancora lunga, ma non era solo. Sentiva la presenza della Vergine accanto a sé, una guida sicura in tempi di incertezza. E in quella fede, trovava la forza di andare avanti, giorno dopo giorno, preghiera dopo preghiera. La luce del mattino illuminava il sentiero davanti a lui. Michel sollevò lo sguardo, osservando il sole che sorgeva all'orizzonte. Sentiva che un nuovo giorno portava con sé nuove sfide, ma anche nuove speranze. Con il rosario in mano e la fede nel cuore, era pronto ad affrontare qualsiasi cosa il futuro gli riservasse. Sapeva che, nonostante tutto, la Vergine Maria vegliava su di loro, pronta a intercedere per l'umanità. E in quella certezza, trovava la forza di continuare, giorno dopo giorno, preghiera dopo preghiera. Il sole cominciava a scaldare l'aria, dissipando la rugiada del mattino. Michel si incamminò verso la chiesa, un piccolo edificio di pietra che, nonostante le sue dimensioni modeste, era diventato un faro di speranza per molti. Ogni giorno, nuovi volti si univano ai fedeli abituali, attratti dalle storie di miracoli e dalle parole potenti del sacerdote. All'interno della chiesa, la statua della Vergine Maria continuava a emanare una presenza misteriosa. Il sangue sulle sue mani era ormai un segno accettato e venerato, un richiamo costante alla necessità di penitenza e preghiera. Michel si inginocchiò davanti alla statua, sentendo un profondo senso di pace e connessione. Le parole della Vergine gli risuonavano nella mente: fate penitenza, pregate il rosario, riparate i peccati del mondo. Michel sapeva che il tempo stringeva. Le sue visioni diventavano sempre più intense, più dettagliate. Vedeva città devastate dal fuoco, persone in preda alla disperazione, ma vedeva anche momenti di straordinaria bellezza, piccoli gruppi di fedeli che, nonostante tutto, mantenevano la fede e trovavano la salvezza. Queste visioni erano per lui una guida, una mappa per navigare attraverso i tempi difficili che si avvicinavano. Un giorno, mentre Michel parlava alla congregazione, una donna si avvicinò a lui dopo la messa. Aveva gli occhi lucidi, il viso segnato dalla sofferenza. «Padre», disse con voce tremante, «ho visto anch'io qualcosa. Un sogno, forse una visione. C'era una luce intensa, e una voce mi diceva di non temere, di continuare a pregare». Michel le sorrise, riconoscendo in lei la stessa forza che lo aveva sostenuto. «La Vergine ti ha parlato», rispose. «Continua a pregare, e non perdere mai la speranza». Le testimonianze di visioni e sogni si moltiplicavano. Le persone raccontavano di aver visto la Vergine, di aver sentito la sua voce. Era come se un velo fosse stato sollevato, permettendo a molti di percepire la presenza divina in modi nuovi e profondi. Michel incoraggiava queste esperienze, vedendole come un segno che la loro fede non era vana. Le notti, tuttavia, rimanevano momenti di inquietudine per Michel. Le sue preghiere si facevano più intense, le sue richieste più disperate. Sentiva il peso delle responsabilità crescere, ma anche una strana serenità. Sapeva che stava facendo la volontà della Vergine, che ogni sua parola e ogni suo gesto erano parte di un piano più grande. Una notte, mentre pregava nella solitudine della chiesa, Michel sentì una presenza accanto a sé. Aprì gli occhi e vide una figura luminosa, eterea. Era la Vergine Maria. Il suo volto era dolce, ma serio. «Michel», disse con voce melodiosa, «i tempi stanno per compiersi. Non devi temere, perché io sono con te. Continua a guidare il mio popolo, continua a diffondere il messaggio di pentimento e speranza. Presto, il mondo vedrà la verità». Michel si inginocchiò, il cuore colmo di emozione e gratitudine. «Madre Santissima», rispose, «darò la mia vita per il tuo messaggio.
guiderò il tuo popolo, non importa quale sia il costo.